Eccoci qua, bentrovati, benvenuti al consueto appuntamento con la nostra amica psicologa, psicoterapeuta Giusy Incardona. Ciao Giusy! Ciao a tutti, ciao Furio. Bene, come stai? Bene, Bene, tu com'è? oggi parliamo di che cosa? Oggi parliamo sempre della dimensione dei disturbi della di personalità, ma questa volta parliamo di dipendenza, del disturbo di personalità dipendente. Bene, allora pendiamo dalle tue labbra. Dai! Addirittura, ok, allora è una bella responsabilità. Allora, diciamo che cosa del disturbo di personalità dipendente? È dipendente colui che ha un incredibile bisogno, un eccessivo bisogno di appoggiarsi ad un'altra persona, in termini di orientamento, di guida, di consigli, insomma, ha assolutissimamente bisogno dell'altro che gli fa da 1, 2, 3, 4, 5, 6 innumerevoli stampelle. Senza l'altro, chi ha un disturbo di personalità dipendente non vive. Perché? Perché ha l'ansia di non riuscire in qualche modo a risolvere o comunque ad ottemperare a tutte le varie incombenze quotidiane e ha paura soprattutto del rifiuto e dell'abbandono. In realtà si percepisce impotente, incapace e c'è un'autostima sotto, terra. Meno di zero. Meno di zero, meno di zero. In termini, diciamo così, più simbolici, Esatto. l'altro viene idealizzato, eh? E c'è questo, come abbiamo visto anche nel border, c'è questa tendenza a idealizzare l'altro e svalutare se stessi. Quindi chi ha appunto un disturbo di personalità dipendente è un po' come, anche se l'età cronologica, diciamo così, lo smentisce, è un po' come se fosse un bambino piccolo o una bambina piccola che è incredibilmente appiccicoso e soprattutto arrendevole. Ecco. Conosci Anche qui anche. ne conosco. È pure che conosce tutti quanti, dice. E quindi di conseguenza che succede? Anche se l'età cronologica, parliamo insomma di persone grandicelle, sia sul maschile che sul femminile, molto più ricordiamolo sul femminile, che cosa succede? Che anche se parliamo della signora Maria che ha 45 anni, nei comportamenti la signora Maria, che ha un'età cronologica di 45, è come se avesse un'età emotiva, sulla base appunto di un disturbo di personalità dipendente, di 5 e 6. Quindi ha bisogno per anche decidere che cosa mettersi la mattina per andare, che ne so, a fare delle commissioni. Ha bisogno appunto dell'altro che gli dica come vestirsi, se deve andare a comprare il pane, come lo deve comprare. Insomma, tutto quello che riguarda le incombenze ha sempre bisogno di orientamento, di supporto. L'altro nutre e l'altro soprattutto è supportivo. È come se fosse le nostre gambe, la nostra testa, il nostro cuore, la nostra anima, in questo senso. Abbiamo detto che chi ha questo tipo di disturbo si percepisce in termini assolutamente negativi, come proprio incompetente, incapace e bassa autostima. L'altro viene idealizzato e soprattutto viene percepito come qualcuno che sa affrontare la vita sicuramente meglio di noi. Questo è un po' il discorso. Che cosa accade? Che molto spesso la persona che ha un disturbo dipendente di personalità ha paura del rifiuto e soprattutto ha paura dell'abbandono ed è incredibilmente controllante in riferimento alla relazione. È come se avesse una passatina, no? Con due antennine empatiche che sono sempre in qualche modo dirottate sulla relazione, no? Quindi se l'altro si allontana, la persona dipendente va subito dietro, no? Ed ha paura che possa succedere qualcosa di irreparabile. Se l'altro in qualche modo le sta vicino, questa è gratificata ed euforica. Se quell'altro magari va per i cavolacci suoi a prendere un caffè o a fare altre robe, subito si sente minacciata perché ha paura di essere appunto abbandonata. Ah, respiriamo. Quindi che succede? Come può in qualche modo la persona che ha questo disturbo di dipendenza accaparrarsi l'altro? Beh, sicuramente annullando i propri bisogni e diventando un po' simbolicamente plastilina. Io rinuncio alla mia natura, rinuncio ai miei bisogni e mi faccio carico dei bisogni dell'altro, cioè divento come l'altro mi vuole. E quindi se l'altro in qualche modo mi vuole, diciamo così, dolce, io anche se ho un temperamento un pochino più intenso, divento dolce. Insomma, faccio di tutto quello che posso per in qualche modo conformarmi alle aspettative dell'altro, perché così appunto io ho la garanzia ipotetica, ecco, che quell'altro non se ne va.
è molto molto pericoloso. Perché? Perché molto spesso chi ha un disturbo di personalità dipendente va a finire, diciamo così, in relazioni pericolose, soprattutto con persone particolarmente autoritarie, che hanno tratti narcisistici e soprattutto manipolatorie e accentratrici, che molto spesso si fanno forte del dominio nella relazione e che tante volte muovono dei comportamenti abusanti. Tanto, anche se si comportano bene o si comportano male, la persona con disturbo di personalità dipendente lì rimane. Non va via neanche assolutamente se gli fate le peggiori cose, rimane lì proprio perché ha questa dimensione del non sentirsi meritevole di esistere. È l'altro che qualifica l'esistenza, ma lei di per sé non ne ha. Dice, come facciamo a riconoscere una persona dipendente? Posso, qui potrei dirti anche io, comunque. Dice, al bar stamattina, innanzitutto è una persona che non si prende mai le responsabilità e che delega sempre quell'altro, anche quelle, anche quando le responsabilità, insomma, sono sue, Poi è una persona appunto che non fa un passo se non chiede suggerimento, se non chiede orientamento, se non chiama minimo 5, 6 o 7 volte al giorno la mamma per chiedere che cosa deve fare. È una persona appunto che non si arrabbia mai e che non dice mai veramente come la pensa, ma è che è sempre una che cerca sempre di mediare. No, ma Furio c'ha ragione, ma forse c'ha ragione pure la Giusi, ma dai, su, insomma, il buon per la pace. Ecco, questo, diciamo così, buonismo nasconde in realtà la profonda paura di perdere le relazioni, perché senza le relazioni io non esisto. Dice, ma come si diventa portatori, insomma, sani o meno di disturbo di personalità dipendente? Abbiamo sempre detto, dipende molto dalla dimensione biopsicosociale. Però abbiamo quindi un temperamento sicuramente orientato più sulla sensibilità, dimensioni di pensiero un pochino più sul versante di natura depressivo, quindi pensieri un po' negativi che affollano la mente, e soprattutto la dimensione ambientale, perché si è visto che molto spesso è la famiglia di origine che blocca la persona e non in qualche modo la incentiva a fare le proprie, diciamo così, le proprie scelte, le proprie iniziative, ma blocca e tiene, fa di tutto, insomma, perché la persona rimanga pizzina, e rimanga lì. Ecco. E come, ecco, scusami, ti ho tolto la camera. No, e come, e come si risolve? Come c'era si la risolve? Mosca che ci dava noia. Come si risolve? Si risolve sempre, comunque, perché altrimenti noi non si lavora con la dimensione, insomma, di natura psico e psichiatrica, ecco, quindi l'aiuto di natura appunto psicoterapeutico e anche a volte se ce n'è bisogno di natura farmacologica. Farmacologica perché? Perché molto spesso il disturbo di personalità dipendente va di pari passo con dimensioni di ansia, abbiamo detto con tratti ansiogeni, ma soprattutto con il disturbo depressivo, questo dobbiamo tenerne conto. E anche il rapporto tra il terapeuta e chi ha disturbo di personalità dipendente è un rapporto bello interessante, perché la persona dipendente qua in terapia tende sempre a idolatrare, no? Narcisisticamente il terapeuta, e quando il terapeuta dice, guardi signora che ormai sono praticamente 35 anni che ci vediamo, è giusto, insomma, che ognuno prenda la propria strada. No! Quindi è sempre messa in discussione questo rapporto, perché quello che deve fare il terapeuta a contatto e sulla base proprio dei bisogni della persona è provare a portarlo verso l'autonomia, proprio come si insegna ad un bambino, no? A camminare, non è che subito questo impara a camminare e corre, si tira su, posizione retta, poi casca, poi ecco, un processo, diciamo così, per prove ed errori, no? Certo. Per fasi di continuità e di regressione. E la stessa identica cosa deve essere fatta con la persona che ha un disturbo di personalità dipendente. Si va verso l'autonomia e verso l'età adulta in questo senso. Bene, allora Giusi, io ti dico grazie mille anche grazie per questa settimana. Grazie. Voi continuate a seguirci. Alla prossima settimana. Ciao. Grazie, ciao. Grazie mille. Grazie per seguirci. Ciao.